Ha conseguito un master in regia e arti sceniche alla Suor Ursula di Napoli, attualmente coreografa e interprete per Angel CDC, della quale cura la direzione artistica. La compagnia avrebbe dovuto debuttare il 19 marzo al Teatro delle Energie con il nuovo spettacolo If Not Now, Never, ma il debutto è saltato insieme ad altre 4 date. Prego, Josie. Attiva il microfono. Sì, eccoci. Ora mi sentite? Scusate. Buonasera a tutti, mi unisco al ringraziamento per questo incontro organizzato dall'Hangarfest e mi scuso se durante questo incontro insieme a me ci sono stati due disturbatori. Spero che non vi abbiano disturbato. Uno piccolo e poi insomma l'altro grande che ha salvato le sorti del mio incontro con voi, quindi vi chiedo perdono. E parto però da qui, nel senso che inizialmente quando il 9 marzo è stato dichiarato tutti agli arresti domiciliari, siccome di indole sono una persona, e riprendo le parole di Antonio Iniziali, molto poetica ma anche molto pragmatica, ho fatto venire fuori la parte più pragmatica di me e mi sono detta: ok, la compagnia ha investito su uno spettacolo che avrebbe dovuto debuttare appunto il 19 marzo e il 9 marzo hanno chiuso tutto, non mi arrabbio, non mi faccio prendere dal panico perché così è. E quindi chiudiamo un attimo questa scatola, la metto un attimo da parte e mi godo il dono del tempo con mio figlio che, come forse avete visto, è piccino e quindi mi sono fatta la maternità che non ho avuto l'anno scorso, perché sempre presi dal fare. Diciamo che appunto ho vissuto questo tempo come un dono, è stato anche un grande momento di unità e di ritrovarsi, perché per quello che mi riguarda non avevo mai avuto tanto tempo per stare in casa con mio marito, mio figlio e sinceramente non sono stata tanto da sola per ovvi motivi. Quindi, però questo non ha infierito sulla mia possibilità di riflettere. E con questo mi collego alle parole iniziali di Elda, che mi hanno colpito tanto. E tra l'altro mi è piaciuta tantissimo questa cosa di poter condividere delle situazioni lavorative tanto diverse. E questa cosa anche mi consola un po' e mi dà tanto entusiasmo. Elda, tu hai detto una cosa secondo me fondamentale che dovrebbe farci riflettere. Hai usato due parole che adesso le trovo perché le ho scritte. Tu hai detto ho il tempo e i soldi. Non è poetico, è pragmatico, ma è la verità. Ok, quindi la responsabilità che noi artisti dobbiamo prenderci oggi è questa. Il Covid non ha tirato fuori nulla di nuovo, cioè la situazione che c'era per gli artisti, lo spettacolo dal vivo, i danzatori, è la stessa da sempre. Quindi è stata solo una botta in testa che ci ha messo in una condizione di dire, cioè dobbiamo cambiare qualcosa, quindi secondo me in questo momento abbiamo tanta responsabilità e non voglio fare un discorso sindacalista o istituzionale, no, assolutamente. Siamo noi che dobbiamo dare valore al nostro lavoro e quindi io spero che il post-Covid sia questo, cioè sia lavorare per dare valore al nostro lavoro, perché se non lo diamo noi, valore al nostro valore, non lo darà nessuno. E quindi mi auguro che si riesca finalmente a venire fuori da questo senso che siccome la danza è un'arte, allora
è libera in qualche modo da, da dei doveri, tra virgolette, e, che appunto, ripeto, io non approvo. Quindi spero che noi saremo in grado, noi in quanto comunità appunto artistica e professionale, di fare in modo che questa situazione diventi una situazione veramente di cambiamento. Forse voi penserete, un po' lo penso anch'io, che magari sia utopico, speriamo di no. E in più penso anch'io che sia un momento transitorio. Io sono convinta che ritorneremo a teatro e a danzare non è vero, niente sarà più come prima, potrebbe essere meglio, ok? Perché comunque dopo un momento di crisi non è mai come prima. Così mi viene un po' in mente un paragone che non vuole essere banale, però un po' lo è, no? Come nel rapporto d'amore, cioè dopo un momento di grande distanza, se amore, l'amore torna meglio di prima, oppure finisce. Quindi speriamo che tanta gente che faceva dell'arte uno pseudo lavoro finisca, e che quelli che invece hanno investito nel loro bagaglio artistico e di formazione, di entusiasmo e tutto quello che serve, fondamentalmente, ragazzi, credo in tutti i settori, cioè va avanti chi non solo chi si dà da fare, ma anche chi ha le competenze, chi cerca in qualche modo di fare in modo che il nostro essere in costante metamorfosi, perché il nostro lavoro che ce lo chiede, ci porti anche a tirar fuori questa volta qualcosa di nuovo e di interessante. Io non vedo negatività nell'utilizzo della tecnologia in questo caso, perché sono sicura che niente sia paragonabile allo spettacolo dal vivo, anzi questo momento di grande uso della tecnologia, e in questo sono molto d'accordo con Erika Rombaldone, sia in questo momento da sfruttare, ma non dobbiamo averne paura, perché cioè lo spettacolo dal vivo non è sostituibile con nient'altro. È così perché è vivo, e quindi basta solo tener duro e cercare di non buttar via quello che il Covid ha portato. Certo, se posso usare una parola poco elegante, sono molto incazzata, perché comunque avevo tanti bei progetti nel 2020, sembrava che dovesse essere l'anno della svolta, e poi ci siamo ritrovati tutti a casa. Ma va bene così, l'anno della svolta sarà il 2021. Va bene, e penso di aver detto tutto, Gloria, quindi non mi voglio dilungare oltre, perché poi potrei essere estremamente logorroica, quindi chiudo qui con questo. Potrei dire anche qualche parolaccia se vado avanti, allora comunque il tempo è scaduto, quindi ti fermo così. Meglio così. Grazie mille, Josie. Grazie a voi.